ben ritrovati con Milano Pavia News, questa è l'edizione Milano, i titoli. Il colosso delle costruzioni WeBuild si propone per ristrutturare San Siro tenendo aperte le tribune durante i lavori, una lettera inviata al Comune e al Milan ma non all'Inter. L'assessore Bertolaso propone una tessera sanitaria punti, l'idea è di premiare chi fa prevenzione e adotta stili di vita sani facendo risparmiare il sistema sanitario pubblico. Tornato il presidio dei trattori davanti al casello A4 di Arluno, a manifestare sono soprattutto i giovani agricoltori delusi per le continue difficoltà economiche della produzione. Arrestato a Sesto San Giovanni mentre fuggiva dopo aver rapinato una farmacia, arrivava in motorino, minacciava i dipendenti con una pistola giocattolo e sospettato di 13 colpi. Nasce alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone la casa di riposo dei sacerdoti della diocesi di Milano, stamattina l'inaugurazione con l'arcivescovo Del Pini. Un colosso del campo delle costruzioni, WeBuild, nota per la ricostruzione del ponte di Genova, attualmente impegnata nella realizzazione della linea 4 della metropolitana milanese, si è proposta per ristrutturare San Siro, tenendo conto del progetto che era stato fatto per conto del Comune di Milano di una ristrutturazione a porte aperte, cioè continuando nel frattempo, durante i lavori, a utilizzare San Siro per le partite. Non sembrano esserci stazioni intermedie lungo i binari che stanno portando Inter e Milan a costruire i loro nuovi stadi nell'Interland della città. Assago per i nerazzurri e soprattutto San Donato per i rossoneri sembrano essere ormai delle quasi realtà. Eppure c'è ancora chi sta cercando di deviare il treno dei club per fargli fare retromarcia e riportare il convoglio all'ombra del Meazza. Certo, parliamo ovviamente anche del Comune di Milano che ha presentato con Arco Associati lo studio per la riqualificazione di San Siro, ma nelle ultime ore si è fatto avanti anche un operatore disposto a trasformare ciò che oggi è solo su carta in realtà. E non parliamo di una società a caso, parliamo di WeBuild, colosso delle costruzioni che in questi ultimi anni ha realizzato e sta realizzando la M4 che attraverserà tutta la città. La società, guidata da Pietro Salini, ha infatti inviato una lettera al Milan, al Comune e a MI Stadio, la società che ad oggi gestisce per conto dei club il Meazza. Nessuna menzione dell'Inter, forse perché i nero-azzurri sembrano essere, almeno a parole, meno determinati dei cugini a portare avanti un progetto stadio lontano dalla città. Sta di fatto che nella lettera WeBuild si è resa disponibile a collaborare nell'individuazione di modalità e processi finalizzati alla rigenerazione funzionale e strutturale dello stadio per una sua migliore fruizione nel medio periodo. In sintesi, per ristrutturare San Siro, con due allettanti condizioni per i club. Innanzitutto, i lavori non andrebbero ad intaccare in maniera sostanziale il secondo anello, che dal 2025 sarà sottoposto, ricorsi permettendo, a vincolo della sovrintendenza. La seconda condizione, ancora più importante, è che anche secondo WeBuild i lavori potranno svolgersi in contemporanea con le partite, eliminando dal tavolo l'ipotesi per i club di un abbandono del Meazza per diversi anni in attesa della fine dei cantieri. Nel frattempo continua il pressing di Palazzo Marino perché tutte le parti si siedano intorno ad un tavolo per capire le intenzioni definitive dei due club e, in particolare, per sapere se effettivamente questi hanno deciso di abbandonare il progetto di uno stadio condiviso rosso-nero-azzurro sull'area del Meazza. In quel caso, ha spiegato nelle scorse ore il sindaco Giuseppe Sala, tra le opzioni del comune resterebbe anche quella della vendita, seppur a malincuore, di San Siro, prezzo stimato ad oggi 100 milioni di euro. In città però continua a tenere banco la polemica sull'inquinamento con la contrapposizione tra il Comune, che ha allo studio nuovi provvedimenti, e invece la Regione, che difende le politiche che negli anni hanno comunque portato a un abbassamento, seppur insufficiente, degli inquinanti nell'area. Continua il botta e risposta tra Regione Lombardia e il Comune di Milano riguardo al tema dell'inquinamento cittadino, con un rimbalzo di responsabilità tra l'una e l'altro. Negli scorsi giorni il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala si sono accusati a vicenda di non stare facendo niente per risolvere l'emergenza climatica e il problema dello smog urbano. Da Regione inoltre sono anche arrivate le critiche nei confronti delle iniziative che Palazzo Marino sta portando avanti per ridurre la circolazione delle auto in città, misure giudicate anche dall'assessore all'ambiente regionale Giorgio Maione solo di contorno. Ma
Ma credo che siano iniziative estemporanee, ci vuole un percorso definito, che è quello che noi Regione Lombardia riteniamo: sostenere il ricambio dei veicoli con mezzi meno inquinanti, il ricambio degli impianti di riscaldamento e innovazione in tecnologia per quanto riguarda il mondo imprenditoriale, aziendale e agricolo. Questi sono i percorsi. Altre iniziative sono aspetti più di contorno rispetto alla sostanza. A presentare l'iniziativa del Comune contro lo smog era stata l'assessore all'ambiente del Comune di Milano, Elena Grandi. Tra le proposte, la possibilità di reintrodurre le domeniche a piedi, ovvero domeniche come già avvenuto in passato, in cui le macchine non possono circolare, e dall'altro il Comune sta andando avanti sulla creazione di una zona a traffico limitato allargata al quadrilatero della Moda, una ZTL che chiuderebbe quindi alle macchine il centro cittadino. La qualità dell'aria in Lombardia, però, per l'assessore regionale è in miglioramento, con una riduzione degli agenti inquinanti negli ultimi 40 anni di circa il 40%. Riteniamo che i risultati raggiunti in decenni di politiche di Regione Lombardia è sotto gli occhi di tutti, la drastica diminuzione degli inquinanti, e quindi credo che il Comune certamente ha tutti gli strumenti per intervenire come ritiene dal punto di vista regolamentare. I tavoli ci sono, funzionano, stanno dando risultati, e credo che si può continuare in questa direzione. È tornato il presidio di protesta degli agricoltori davanti al casello autostradale di Arluna. I trattori si sono radunati lì nel tardo pomeriggio di ieri e sono rimasti lì oggi per tutta la giornata. Sentiamo le loro voci. Sono tornati a protestare, come nelle scorse settimane, gli agricoltori del Magentino, della Piatense e del Castanese. Si sono riuniti dal pomeriggio di giovedì ancora una volta di fronte al casello autostradale di Arluno per rimanerci anche per tutta la giornata di venerdì. La protesta ha visto ancora delle passerelle guidate dalle forze dell'ordine che hanno provocato dei disagi nel traffico nelle strade nei pressi della A4 da Vittuone fino a Marcallo. Presenti questa volta anche dei giovani agricoltori, quelli che più di tutti si pongono la domanda sul senso oggi di avviare un'azienda agricola. Al giorno d'oggi consigliare a un ragazzo di partire a fare l'agricoltore non è propriamente il consiglio più esatto, perché ci sono veramente tantissime problematiche che, come state vedendo in questi giorni, stiamo cercando di portare avanti. Una fra le tante è proprio il lato economico, cioè se uno guarda la scelta dal lato della passione sarebbe da consigliare tutta la vita. Dal lato economico purtroppo siamo legati con il discorso della nuova PAC, il discorso degli eventi atmosferici che in questi anni non ci hanno purtroppo aiutato, e dal punto di vista dei mercati e di tante altre cose purtroppo sta diventando un lavoro veramente difficile da affrontare e da percorrere. Per questo non mi sento proprio di dire a un giovane di riuscire, cioè che al giorno d'oggi si riesca al 100% a buttarsi in un'attività agricola. Da giovedì pomeriggio hanno iniziato ad arrivare anche alcuni cittadini attivi nel campo della conservazione dei prodotti del territorio, come Roberto Passerini, pensionato, che è il gestore delle vigne del parco di Villa Annoni a Cuggiono, dove si produce il vino del territorio dei Navigli. Io vorrei fare un invito a tutti noi consumatori. Andiamo anche a dire quante tonnellate adopera l'industria chimica che emette negli alimenti, quanti conservanti, quanti additivi, quanti aromi mette nei biscotti, per esempio, che tutti noi mangiamo. Ecco, quindi l'invito è questo, di vedere che cosa mangiamo realmente e che cosa l'agricoltura produce abbastanza, che vuole produrre salubrimente. La cronaca: ha arrestato un uomo che stava fuggendo dopo una rapina in farmacia, è sospettato di ben 13 colpi simili.
Secondo i poliziotti, sarebbero almeno 13 le rapine consumate da metà gennaio scorso, riconducibili ad un 48enne pregiudicato con precedenti per reati simili, arrestato in flagranza di reato durante l'ultimo colpo non andato a buon fine, commesso ai danni di una farmacia di Sesto San Giovanni. È il modus operandi nel commettere le rapine che ha spinto gli agenti a ritenere possibile un collegamento tra i diversi episodi. Gli obiettivi erano sempre gli stessi: le farmacie, il vestiario, oppure uno scaldacollo per nascondere il viso, casco e occhiali da sole, e poi in mano la piccola pistola semiautomatica che si è poi scoperto essere una riproduzione ma senza l'obbligatorio tappo rosso. L'uomo avrebbe quindi agito contro una serie di farmacie tra Viale Monza a Milano, a Bresso e a Sesto San Giovanni, ed è proprio durante l'ultima rapina a Sesto che i falchi della mobile milanese sono riusciti a fermare il 48enne. Sono circa le 18 di giovedì 15 febbraio quando i poliziotti notano un motorino grigio arrivare contromano da via Pirandello, girare in via Petrarca e fermarsi di fronte alla farmacia al civico 111. Dallo scooter scende un uomo con il casco in testa che in maniera fulminea entra nella farmacia. All'uscita i poliziotti provano a bloccarlo, ne nasce però un inseguimento a piedi concluso in piazza Primo Maggio, dove l'uomo, liberatosi del casco e di alcune banconote, punta una pistola in direzione di un agente che però riesce a disarmarlo e ad arrestarlo. Gli agenti sono poi riusciti a recuperare i 200 euro gettati durante la fuga, parte della somma appena rubata, scoprendo che allo scooter utilizzato per la rapina l'uomo aveva applicato una targa che aveva rubato a gennaio. Le 13 ulteriori rapine di cui gli agenti ipotizzano una correlazione saranno oggetto invece di indagine successiva. Una proposta destinata a far parlare, quella dell'assessore regionale Bertolaso, di una tessera sanitaria a punti. Vediamo di che cosa si tratta. L'obiettivo è quello di garantire la salute dei cittadini lombardi e incentivare stili di vita corretti. Ma ad ascoltare la proposta, l'immaginazione corre subito ad un supermercato. Venerdì mattina l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso ha lanciato l'ipotesi di una tessera sanitaria a punti, con premialità per chi segue stili di vita corretti e si sottopone a visite di prevenzione costante. Per il momento è solo un'idea, sottolinea Bertolaso, anche se il modello sarebbe allo studio nelle stanze di Palazzo Lombardia. L'idea di questa è solamente un'idea che dobbiamo portare avanti, studiarla, vedere se è praticabile, di una tessera sanitaria a punti, in modo che se tu porti avanti uno stile di vita il più corretto e il più salutare possibile, puoi guadagnare dei punti che poi ti permettono di avere dei incentivi che possono essere diverse modalità di premialità. Anche perché i livelli di screening preventivi in Lombardia, nonostante l'ampia platea di chi potrebbe avervi accesso, sono decisamente al di sotto di quanto auspicato dalla Regione. Oggi gli screening sono ampiamente sotto il 50% delle persone che ne hanno diritto. Noi invece vogliamo arrivare a quota 100%, perché questo significherebbe dare maggiore salute a tutti i cittadini. L'obiettivo generale dunque è quello di raggiungere livelli di salute generale sempre più elevato e, al contempo, gravare meno sulla spesa pubblica. Il cittadino diabetico mal curato, che non segue le raccomandazioni, che non si cura farmacologicamente, che non viene adeguatamente curato dal punto di vista farmacologico, ma che non viene neanche monitorato, andrà incontro ad un rischio di ospedalizzazione per complicanze del diabete molto forte, ma l'ospedalizzazione le paga poi il servizio sanitario. Quindi investire sull'aderenza alle raccomandazioni, per fare solo un esempio, vuol dire per il Servizio Sanitario Nazionale risparmiare risorse, non mettere più risorse. C'è un progetto per una zona degradata in area Mecenate di cui avevamo già parlato in passato. Si cercano dei fondi. L'enorme edificio di via Zama 23, la parallela di via Salomone, abbandonato e in forte stato di degrado e occupazioni abusive, potrebbe avere un nuovo volto. Sì, perché il Comune di Milano, anche quest'anno, parteciperà al bando internazionale Reinventing Cities, portando via Zama come progetto di riqualifica. La trasformazione riguarda due edifici originariamente destinati a scuola elementare e palestra, insieme ad uno spazio aperto adiacente con una volumetria
complessiva di circa 20.000 metri quadrati. Si prevede un intervento di rigenerazione urbana per l'intero complesso, con un'attenzione particolare agli aspetti ambientali e sociali, tramite la riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente. La trasformazione includerà l'insediamento di abitazioni universitarie e sociali, insieme a spazi dedicati a funzioni accessorie. Da anni questo edificio è abbandonato a se stesso. I residenti da tempo chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni locali sulla condizione di disagio in cui i vicini di Via Zama sono costretti a vivere. Qui da tempo hanno trovato rifugio sbandati e clandestini che vivono in condizioni di estremo degrado. Qualche tempo fa il Comune di Milano aveva deciso di mandare le notifiche delle multe per divieto di sosta via app. Adesso però il giudice di pace ha bloccato tutto, vediamo perché. L'app per i pagamenti delle multe fatte dai vigili milanesi presenta troppe lacune. A stabilirlo è stato il giudice di pace che ha deciso di bloccare il sistema nel comune di Milano perché impedirebbe ai cittadini di ricavarne degli effettivi benefici. Tutto è nato dal ricorso fatto da una cittadina che non ha potuto usufruire dello sconto per il pagamento della sanzione se effettuato entro 5 giorni. La donna ha spiegato di non aver mai ricevuto la notifica della multa, nonostante avesse scaricato l'apposita applicazione sul telefono e inserito la targa sul fascicolo del cittadino. Da aprile 2023, infatti, il Comune di Milano ha stabilito che le violazioni del codice stradale per divieto di sosta sarebbero state comunicate unicamente via app. Davanti alla richiesta di dichiarare illegittimo il verbale, la magistrata onoraria Larisa Marchioretto ha messo in discussione l'intero meccanismo. Appare evidente, scrive infatti, che il sistema introdotto abbia numerose lacune che impediscono di fatto l'usufrutto dei benefici al cittadino. Basti infatti pensare che avere o non avere il segnale sul telefono diventa un elemento dirimente sulla riduzione della sanzione, che anzi si trasforma in maggiorata per le spese di notifica a casa. Nel caso specifico, la giudice ha deciso di ridurre l'importo da pagare da 53 a 29 euro, ma per il comune questo significa forse dover ripensare interamente il sistema delle multe cittadine. Se chiamate un artigiano a Milano per qualsiasi tipo di servizio, avete alte probabilità che vi risponda una persona di origine straniera. Questo difatti è uno dei settori in cui economicamente l'integrazione è avvenuta nella maniera più efficace. A Milano città gli artigiani stranieri sono il 46% del settore. Operano infatti 9.396 titolari di ditte provenienti da ogni angolo del mondo, una cifra che sale a quasi 20.000 in tutta l'area metropolitana e in provincia di Monza e Brianza, con un trend in costante crescita. Micro e piccole imprese che producono reddito, integrazione e opportunità di lavoro anche per manodopera italiana sono alcuni dei dati presentati al Milano Lewis Hub da Unione Artigiani nell'incontro Dal mondo alla città, strategie di successo per gli imprenditori artigiani di origine straniera. Oggi abbiamo aperto una 3 giorni di forum, di incontri, di dibattiti sul tema dell'economia di prossimità, che è un'economia in crisi anche perché non ha un ricambio generazionale che garantisca il tramandarsi di certe professioni, di certi mestieri, ma anche proprio di certe attività commerciali artigiane avviate. L'integrazione, l'accoglienza, l'integrazione sono una chiave, una grande opportunità invece per salvaguardare queste attività e per tramandarle e assicurarle negli anni a venire. Integrazione e accoglienza sono anche fondamentali perché sono identitarie della nostra città. La città da sempre ambrosiana ha questo spirito e formazione e lavoro sono la chiave per poter essere parte di un vissuto, di una coesione sociale nella nostra città e per far sentire milanesi anche quei non milanesi. A confermare l'accoglienza della città di Milano, alcuni artigiani e imprenditori che in città hanno trovato una casa anche lavorativa. Sì, mi sento che Milano mi ha accolta, mi ha dato tante opportunità sia nel settore del lavoro sia anche l'ambiente di accettare. Io sono una persona con disabilità, vieno molto accettato, ho trovato qualche ostacolo all'inizio, poi dopo questi ostacoli li ho superati. Io sono un artigiano, un'impresa di pulizia. Il mio progetto del futuro è di ampliare un po' la mia rete di clientela, sia imprese sia private, e poi assumere più
dipendenti. Per il momento ho due dipendenti. Sono venuta qua da 2011, adesso sono una restauratrice di beni culturali. Ho restaurato tanti edifici storici nel centro di Milano, quindi vorrei fare di più per la città, anche avere più dalla città. Una struttura per ospitare i sacerdoti anziani che hanno bisogno magari dell'assistenza di una casa di riposo è stata ricavata all'interno della Sacra Famiglia di Cesano Boscone. L'inaugurazione questa mattina alla presenza dell'arcivescovo Delpini, noi c'eravamo. Cosa accade ai sacerdoti quando l'età si fa sentire ed è ora di andare in pensione? Una risposta la offre la Fondazione Sacra Famiglia Cesano Boscone, dove è stata inaugurata dall'arcivescovo Mario Delpini una nuova casa dove i sacerdoti anziani e malati della diocesi di Milano possono vivere, stare insieme e ricevere visite da amici. Destinata a ospitare fino a 16 sacerdoti, la residenza è stata realizzata in collaborazione con la diocesi di Milano ed è segno tangibile del forte legame che unisce la Sacra Famiglia e la diocesi. Questa casa è nata così da un prete che ha avuto l'attenzione, la sensibilità, la tenerezza di prendersi cura di coloro che a motivo di varie disabilità non uscivano di casa, non erano niente per nessuno, se non fosse un peso per la loro famiglia. Ha raggiunto dimensioni molto vaste in tante sedi diverse, però conserva questo elemento identitario, cioè l'attenzione alla persona, l'attenzione alle persone che non possono, non sono in condizioni di essere, come si usa dire, riabilitate. L'inaugurazione della residenza è stato un momento significativo della visita dell'arcivescovo Delpini che, dopo aver celebrato la Santa Messa insieme a Monsignor Bruno Marinoni, presidente della Fondazione Sacra Famiglia, ha incontrato gli operatori e gli ospiti della fondazione, tra loro gli anziani e i disabili, e durante la visita l'arcivescovo ha benedetto le automobili utilizzate dalla Sacra Famiglia per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, che solo nell'ultimo anno ha offerto 41.000 prestazioni in Lombardia a 1.500 utenti. Nella logica del fondatore, la casa era per coloro che nel secolo scorso, anzi 125 anni fa, erano abbandonati dalla propria famiglia per una cultura totalmente diversa, qui hanno trovato una nuova casa e questa prospettiva è rimasta tale finora. Ovviamente ci sono dei cambiamenti, ci sono delle situazioni diverse rispetto a prima, ma è rimasta con questo spirito, quindi noi tendiamo, come abbiamo detto più volte, a riconoscerci in questa casa che accoglie in maniera definitiva tante persone, ma anche chi passa come persone ospiti, ma ospiti graditi. È uscita una statistica piuttosto particolare che va a indagare quali sono le malattie infettive più diffuse negli asili e nido. Allora sentiamo quali sono i risultati. Influenza, gastroenterite e congiuntivite. Sono queste le malattie infettive più frequenti negli asili nido della Lombardia nell'anno scolastico 2023-2024. Registrata anche la presenza di bronchiolite e streptococco che, pur con un'incidenza inferiore, possono destare preoccupazione per il decorso nella popolazione infantile. È quanto emerge dalla prima indagine condotta da Assonidi, l'associazione degli asili nido e le scuole dell'infanzia privati. L'influenza generica è risultata la malattia infettiva più frequente, con il 93% dei partecipanti al sondaggio che ha indicato un'incidenza di 3 o più casi. Seguono la gastroenterite infettiva con l'81% di 3 o più casi, la congiuntivite purulenta con il 62% di 3 o più casi. Nonostante lo stato di emergenza sia stato superato, il Covid-19, pur in calo, risulta ancora presente nell'anno scolastico 2023-2024 tra le malattie infettive. Il 27% delle scuole che hanno partecipato al sondaggio ha dichiarato la presenza di 1-2 casi, mentre il 7% ne ha riscontrati in corso d'anno più di 3 casi. Seppur con un'incidenza inferiore, la frequenza di alcune malattie infettive
può destare alcuni timori in considerazione di un decorso particolarmente delicato per la popolazione infantile. Sono in particolare la bronchiolite, che può evolvere in polmonite con conseguente ospedalizzazione, con il 3% delle scuole che ha dichiarato la presenza di 3 o più casi dall'inizio dell'anno scolastico, e il 7% con 1-2 casi. E poi lo streptococco, presente per il 2% con oltre 3 casi e per il 6% con 1-2 casi. Infine, nessun caso di morbillo. Chiudiamo qui l'edizione Milano, tra poco il meteo, poi ci ritroveremo con l'edizione Pavia.